come mi fece del WWF da un ambientalista all'altro, Piero. Bisogna conservare Mimmo, Bisogna conservarlo. Sì, bisogna conservare l'ambiente, ma per farlo ancora più bello e più ricco, così come Mimmo ha fatto in questo luogo. Perché lui qui ha seminato, ha coltivato e ha fatto crescere un estate che in questo momento non appartiene solo a Riace, parte da Riace, ma è sbarcato nei cuori di mezzo mondo. Prova ne è la testimonianza che mi ha anche colpito di Pietro dagli Stati Uniti. Io credo che comunque è la risposta più grande che la Calabria sta dando, come nell'antichità, verso un contesto di civiltà che si stava per perdere, ma qui l'abbiamo recuperata. In qualche modo questa civiltà sta dando uno schiaffo morale enorme a questi spacciatori, scusate ma il termine credo che sia il più appropriato, di armi, di guerra, di violenza verso gli altri popoli. Questi sono all'analogo di quella 'ndrangheta che spaccia morte, perché così facendo stanno perpetuando lo stesso reato, perché mandare armi in luoghi dove le armi vengono usate per uccidere soprattutto le popolazioni civili è atroce. Consentire che avvengano situazioni di rifiuto nei confronti di altri popoli, come se le frontiere fossero chissà quale grande valore, invece sono una semplice linea tracciata su una carta geografica, ma che non può essere un limite per l'umanità delle persone. Ecco, questo è per me il più grande reato contro l'umanità. In questo senso credo che Riace è già uscito da Riace e Riace deve continuare a sbarcare, e lo dico anche in senso fisico. Cioè, siamo qui riuniti in un paesino che in qualche modo è arroccato su una dimensione interna, ma facciamo i nostri sbarchi davanti alle prefetture, davanti ai ministeri, facciamolo come popolo di Riace, e come popolo di Riace assimiliamo a noi tutto il mondo con la sua umanità, che non va assolutamente messa in secondo piano da questi spacciatori, scusate.